Ciao ragazzi, io sono Red e siamo qui oggi ritornati con un nuovo incredibile video. Il pillole di oggi non sarà un pillole, ma sarà bensì una penalità, perché come ben sapete, anzi pochi di voi lo sanno, ho perso la challenge contro Resident Evil 8. Non sono riuscito a ricaricare veloci quanto il personaggio di Resident Evil 8 e quindi adesso andremo a tagliarmi i capelli. Chi è che mi taglierà i capelli? Vi starete probabilmente chiedendo, lo scoprirete dopo la sigla. Chi è che mi taglierà i capelli? Da fermo. Chi è che mi taglierà i capelli? Beh, niente, poco di meno che il carceriere preferito del Monopoly. Questa cosa è terrificante. Quindi banda alle ciance, ciancia alle bandi. Tanto lui se ne va, esce dalla liquidatura. Quindi banda alle ciance, adesso vi porto un pochino più vicini e partiamo con questo incredibile video. Mi sto cacando in mano. Vai bene. Questo sembra il set di uno di quei po' di merro. Sei pronto? No. Da vedere che adesso mi taglia un orecchio. Oh, aia. Questa cosa è tristissima. L'unica cosa che sappiamo finora di quell'uomo è che è completamente pazzo. Bene, dopo il bellissimo taglio della coda siamo a questo livello. Sembro quelli che stanno perdendo i capelli si mettono quel parrucchino orrendo fatto di peli di cane, no? Ecco, perfetto. Ma non è ancora finita. E non è ancora finita, ragazzi, perché adesso facciamo il taglio grosso. Cosa sta succedendo? Cosa state facendo? Ok. Aspetta. E vabbè, lì fa niente perché... Che cos'è? No, perché questa è sempre la parte dove... Bene, finiamo questa simpatica goliardata che è alla gola proprio. E il buon Sweeper Vendetta, quello che volete, adesso fa quello che deve fare. Mi rimuovo gli occhiali così non vedo. Guarda come sono bravo. No, fermati. No. No, possiamo fermare. Adesso per mettere una pezza, ovviamente, aggiungiamo armi puntate a persone che YouTube piacciono un sacco. Chiamerò una persona che invece lo sa fare un pochino meglio di me e lui per cercare di sistemare. Quindi godetevi questo bellissimo time lapse. Come promesso mi sono quasi rodato a zero. Ho fatto un bel taglio marinissimo, da tale che adesso sia più credibile nei video, perché prima invece ero troppo hippie, insomma. Quello è l'intero prodotto lordo che abbiamo tagliato, tenendo conto che poi abbiamo tagliato ovviamente anche la mia treccina bellissima, stupenda. Quindi qui da Red è tutto, noi ci vediamo sabato con una nuova incredibile recensione. Fatemi sapere nei commenti se è stata una bella idea o una terribile idea. Stay angry.